Buongiorno, oggi siamo con Corrado Gio Amarassi, presidente della SIFAC, la Società Italiana della Farmacia Clinica, tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno di Farmacista Più. Salve. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Dottor Gio Amarassi, Farmacista Più si terrà dal 5 al 7 novembre, anche quest'anno in versione digitale per agevolare la partecipazione dei farmacisti al dibattito tra i professionisti della salute. Il congresso dei farmacisti italiani si ripropone quale laboratorio di idee e progetti per trasformare la ripresa in rinascita. Ecco, quali sono le opportunità da non perdere che la crisi pandemica ci ha affidato e su cosa bisogna lavorare, secondo lei? Eh sì, sono diverse. Dottoressa, le ricordo che esattamente un anno fa, in occasione della prima edizione digitale di Farmacista Più, le dissi che in qualche maniera la pandemia aveva liberato l'anima clinica del farmacista, che si era ritrovato in un attimo a diventare il referente dei disturbi minori. Già lo era, ma è diventato talvolta nel territorio l'unico referente, quindi a gestire i disturbi minori del paziente, ma non solo, anche il referente a gestire molto spesso le malattie croniche, perché seguiva il monitoraggio terapeutico, promuoveva l'aderenza in una situazione in cui il contatto col medico era molto più limitato. Quindi di fatto si era proprio configurata un'azione clinica del farmacista. Dall'anno scorso a quest'anno è passato un anno, ma è quasi passata un'era, diciamo, e quindi sicuramente la lezione pandemica e gli insegnamenti che questo ci ha dato sono delle opportunità da cogliere. La parte clinica del farmacista si è ancora di più sviluppata in senso quasi logaritmico, nel senso che era inimmaginabile 2 anni fa pensare a una farmacia che contribuisse fattivamente alla campagna vaccinale, che fosse uno dei pilastri della campagna di screening dei tamponi nasali al Covid. E oggi invece in realtà i farmacisti contribuiscono, ma lo fanno anche in un'ottica funzionale nella filiera del sistema sanitario nazionale, quindi un'ottica estremamente utile ed efficace. Credo che questa sia la prima, ad esempio, manifestazione tangibile da tutti i cittadini, che quindi hanno visto la farmacia sempre come un punto di riferimento. Il farmacista ha continuato a formarsi, ad aggiornarsi, a profondere il massimo impegno e ha conquistato una posizione che appunto sembrava impensabile. Da qui occorre chiaramente muoversi in queste dorsali, una dorsale di implementazione dei servizi sanitari a favore appunto della tutela della salute della cittadinanza e chiaramente anche una digitalizzazione degli stessi per appunto dare anche degli indicatori di processo, quindi anche ottimizzare l'organizzazione degli stessi servizi in farmacia. E in quest'ottica sicuramente ci sono delle prospettive interessanti che la farmacia può cogliere e al fine appunto di porsi come fornitore di salute anche nelle realtà più distali dai centri sanitari principali, che la farmacia invece copre con capillarità. Infatti saranno molti gli incontri previsti per affrontare le nuove sfide per la professione, qualcuno lei già ha iniziato a citarcelo, quindi per guardare al prossimo futuro. E in questa edizione, come tutti gli anni, ci sarà un simposio a cura della SIFAC. Può iniziare ad anticiparci qualcosa, di cui parlerete? Sì, il tematismo centrale è la telemedicina e in particolare la telemedicina in ambito cardiologico, perché abbiamo intersecato queste due direttrici, perché in qualche maniera appunto hanno sempre un favore crescente i servizi ad alta valenza sanitaria promossi dalla farmacia e chiaramente segue uno sviluppo esponenziale la digitalizzazione appunto di tutti i processi. Quindi la telemedicina mette insieme praticamente queste due dorsali e rende, diciamo, amplifica, esalta quelle che possono essere le peculiarità della farmacia per il cittadino. Quindi, insieme a FENAGIFAR, la Federazione appunto delle AGIFAR italiane, abbiamo promosso un'indagine che andasse a valutare proprio il percepito dei farmacisti, delle farmacie in questo momento circa la possibilità di sviluppare ulteriormente servizi di telemedicina, in particolare appunto servizi di telecardiologia. Siamo forti anche del fatto che prima del periodo pandemico si era sviluppata un'indagine in questo senso perché si era ritenuto che questi servizi fossero comunque ad altissima potenzialità e tuttavia ancora, diciamo, non sufficientemente sviluppati e quindi si voleva andare a indagare quelli che sono i punti che fossero i punti di forza, i punti
punti anche di criticità che allora affrontava la farmacia, di diffidenza da parte magari anche dei cittadini, della classe medica, anche della tecnologia, e quindi a tracciare le aree di migliorabilità. È evidente che ormai ci si misura su due aree differenti, come quindi avanti dopo Cristo e avanti dopo Covid, diciamo, no? E quindi adesso probabilmente quelle aree di criticità, quelle aree di perplessità, quei dubbi, quelle diffidenze probabilmente saranno superate. Andiamo a indagarlo con una metodologia di carattere scientifico, in collaborazione anche con il gruppo di ricerca di tecnologia e legislazione farmaceutica della Statale di Milano, per valutare se effettivamente, come riteniamo, questo anno e mezzo pandemico abbia travolto lo scenario e i tempi siano effettivamente maturi per poter lanciare attraverso la rete delle farmacie con maggiore, diciamo, organicità i servizi di telemedicina, in particolare quelli cardiologici, alla luce di dati che risultino essere oggettivi e che fotografino bene appunto i bisogni del territorio. Sarà molto curioso scoprire che cosa è venuto fuori dall'indagine, quindi ricordo ancora l'appuntamento dal 5 al 7 novembre con Farmacista Più e la ringrazio per il suo contributo. Ma grazie a voi e a presto per scoprire appunto questi dati che ci daranno sicuramente delle indicazioni su dove continuare a operare a favore del paziente. Grazie.